Ecco, tutto ciò che è stato si può ripetere. Si può ripetere quando vediamo nell'altra persona un pericolo per noi. Quando noi non sappiamo accogliere, quando noi non sappiamo vedere nell'altro una persona che ha bisogno. E allora non c'è più la fratellanza. E allora c'è l'insensibilità che porta poi all'odio. Ecco, quello che è stato continua ad accadere e può sempre accadere. Allora ecco la cosa che ci rende diversi dagli animali è che l'animale agisce per istinto, vive, si ciba, procrea e poi muore. Allora buongiorno a tutti, buongiorno Faggiano. Abbiamo avuto il piacere questa mattina di ospitare l'Istituto Comprensivo Madonna della Camera con le classi della scuola media di Faggiano, Monteparano e Rocca. La finalità è stata quella di rappresentare il giorno della memoria sotto un profilo diverso. Benché si sia commemorato quel giorno il 27 di gennaio, abbiamo preferito ricalcare un'altra data con l'intenzione di far capire alla cittadinanza, ai ragazzi, che non c'è bisogno di aspettare soltanto quel giorno come fosse il compleanno di qualcuno, ma che il giorno della memoria deve essere un giorno vissuto a 365 giorni all'anno. Questa è stata l'occasione per presentare una mostra pittorica itinerante promossa dall'associazione Artaras di Tarzano e contestualmente di presentare una conferenza a favore della cittadinanza e dei ragazzi della scuola. Una conferenza che è entrata nel merito con la professoressa Musardo Talò, con il professor Giuseppe Stea, uno storico di Taranto che ci ha onorati della sua presenza. Un tema toccante dall'inizio alla fine, con la lettura di poesie, passaggi del libro che ha presentato la professoressa Talò e con l'intervento del professor Giuseppe Stea, uno storico che ha rappresentato la criticità che adesso l'umanità riconosce nei campi di concentramento, nell'olocausto ad opera dei nazisti della seconda guerra mondiale. Momento toccante, dicevo, che ha coinvolto i ragazzi e gli stessi ragazzi sono dimostrati interessati fin dall'inizio. Si è parlato di indifferenza, di pregiudizio che inevitabilmente sfocia nell'indifferenza e nella cattiveria, generando ovviamente del male. Accogliere quindi quello che secondo qualcuno è diverso, ma che diverso di fatto non è. Noi come istituzioni abbiamo promosso fin dall'inizio questa iniziativa perché crediamo che l'istituzione debba fare il primo passo in avanti e proporre il bene anziché il male, proporre non la differenza, l'essere diverso, ma la promozione di un mondo condiviso a 360 gradi con tutti gli esseri umani, senza alcuna differenza. Tante volte siamo noi che ci creiamo le condizioni di discriminazione, ma di fatto non è così, siamo noi gli attori, inconsapevolmente. Noi dobbiamo cercare di cambiare registro e accettare tutti, accettarci per quello che siamo e accettare gli altri per quello che sono. Quindi un grazie a tutta l'organizzazione, un grazie alle associazioni che hanno contribuito e un grazie ai comuni di Carosino, San Giorgio e Taranto che in collaborazione con Faggiano hanno dato vita a questa splendida mostra e alla conferenza che abbiamo appunto tenuto questa mattina. Grazie.